e parlando, un soggetto può spargere virus sotto forma di aerosol. Parliamo di particelle di dimensioni inferiori a 5 micron, paragonabili a quelle delle note polveri sottili, in grado sia di rimanere sospese in aria, sia di accumularsi all'interno del corpo umano. Tale trasmissione può avvenire anche attraverso goccioline di dimensioni più grandi, attraverso starnuti o colpi di tosse, che però vengono rimosse in tempi e distanze ben più brevi. La scienza suggerisce una plausibilità nella trasmissione del SARS-CoV-2 in aria, ma non permette di stimare al momento la probabilità e la rilevanza rispetto ad altri meccanismi di contagio perché sono numerosissime le domande, e in primis quale sia la carica virale nell'aerosol e come essa si modifichi nel corpo umano nell'aerosol. Dunque, cosa fare? Il CNR ha posto queste domande sul tavolo in una comunità fortemente interdisciplinare per permettere alla scienza, se non di avere oggi risposte, quantomeno di tracciare la strada per ottenere tali risposte. La trasmissione del virus SARS-CoV-2 in aria dipende dalla sua concentrazione e dal suo tempo di vita, due parametri ancora poco noti che dipendono anche dalle condizioni meteorologiche. In ambienti outdoor, in esterno, le concentrazioni sono estremamente basse, al limite della rilevabilità, ed anche la probabilità di trasmissione attraverso questo meccanismo è molto bassa. Vi è una maggiore probabilità in specifici ambienti indoor, come ad esempio gli ospedali o le aree in cui sono posti in quarantena i pazienti o i mezzi pubblici su cui possono viaggiare più persone contagiate. In questi casi la sorgente è più elevata, la dispersione in aria più limitata e si possono avere concentrazioni leggermente più alte. Pertanto, puramente per il principio di precauzionalità, è bene mitigare il rischio in ambienti indoor attraverso la ventilazione degli ambienti, la sanificazione delle superfici e dei sistemi di condizionamento.